Come già sapete, noi abbiamo diviso il primo modulo TEP in due parti. Una prima parte che è terminata proprio in questi giorni, cioè oggi in pratica, riservata alle tecnologie didattiche, alla definizione di tecnologia didattica, TIC. Il 10 ci siamo visti proprio in Second Life e in settimana abbiamo utilizzato la piattaforma Moodle e Skype anche per interagire. Abbiamo già detto la struttura un po' generale, c'è un forum dedicato a tutto il modulo, c'è una serie di materiali, un primo materiale riservato proprio alle tecnologie didattiche, poi a bibliografia, sitografia, e un elenco di articoli che abbiamo chiamato letture consigliate. Poi c'è un test formativo che appunto è formativo, come già abbiamo avuto modo di chiarire in settimana. C'è un test a cui non viene data una valutazione, serve soltanto per orientarsi all'interno del materiale. Questa seconda parte è riservata alle TIC in Europa e all'integrazione della LIM dal punto di vista internazionale. Proprio oggi abbiamo reso visibili questi due documenti. Un documento lo si può vedere anche in Second Life in questo momento. Lo schema della seconda parte quindi prevede una registrazione della presenza in Second Life stasera. Poi la lettura di due moduli, ricerca internazionale sulle TIC e ricerca internazionale sulle LIM. Poi ci sarà un test formativo che non è ancora disponibile stasera e ci sarà il compito del modulo, quindi non solo della seconda parte, ma sarà un compito che terrà conto di tutto quanto si è studiato in queste 2 settimane. Entro domani conto di inserire un test formativo, quindi senza voto, e il compito a cui ovviamente bisogna rispondere per giungere al credito i cui parametri sono stati già stabiliti dal tutor, da Valerio e da tutto, diciamo, il gruppo. Allora, il primo testo, ma detto molto sinteticamente, si interessa un po' delle tecnologie e di come sia stato affrontato l'argomento in Europa soprattutto. Ovviamente sono alcuni accenni, l'argomento è molto ampio, c'è una bibliografia davvero sterminata. Diciamo che per quanto riguarda le TIC, possiamo dire che la maggior parte della letteratura si situa tra gli anni 70 e 90. Per quanto riguarda le TIC, invece, abbiamo la bibliografia, soprattutto i report e tutte le video interviste, articoli e progetti partono grosso modo dal 2001 e alcuni sono ancora vigenti. Quindi nell'articolo che è dedicato alla ricerca internazionale ho cercato, ma davvero in pochissime pagine, di fare qualche considerazione generale. Una delle considerazioni che mi sembra siano utili da segnalare stasera è che appunto le TIC, le tecnologie, hanno la loro importanza non solo diciamo, all'interno di un processo didattico, educativo, ma servono anche per mettere in movimento e per favorire l'economia di uno Stato. Quindi la cosiddetta literacy, alfabetizzazione numeracy, cioè diciamo, una sorta di alfabetizzazione linguistica e matematica, deve necessariamente passare attraverso il digitale. Possiamo dire che sul piano del metodo, gli studi e le ricerche hanno riguardato almeno 3 approcci, diciamo in generale. Un approccio teorico-documentativo fondato sulla ricerca teorica, uno statistico fondato sull'analisi degli esiti dell'apprendimento rivolto a studenti e a docenti, e uno sperimentale fondato su sperimentazioni documentate e valutate. Le conclusioni a cui si è giunti in relazione all'apprendimento sono che la tecnologia offre un contributo considerevole se il software impiegato è finalizzato agli obiettivi.
Secondo il punto di vista di Bain e Ross, sappiamo che le prestazioni degli studenti, la prestazione degli studenti è migliorata molto quando si sia verificata un'integrazione tra l'applicazione informatica e il processo globale di apprendimento, quella che viene definita anche nel secondo articolo che ho scritto, la cosiddetta e-technology, una sorta di tecnologia applicata ovviamente all'e-learning. Diciamo, a un learning, ad un apprendimento che si verifica in modo digitale, cioè attraverso la rete anche. Un altro contributo che offrono ovviamente le tecnologie, diciamo che l'apprendimento dello studente viene favorito se la tecnologia consente possibilità di comunicazione e collaborazione. Diversi autori sono intervenuti su questo, dimostrando che le abilità cognitive e sociali sono state rilevanti e hanno ottenuto un incremento grazie a strumenti di comunicazione mediata dalle nuove, tecnologie. E ovviamente le tecnologie aiutano molto anche per quanto riguarda la didattica individualizzata. Ancora, la tecnologia offre un contributo importante se integrata nella didattica curriculare. In tal senso vanno gli studi di Middleton e Murray, i quali hanno dimostrato che principalmente nell'apprendimento della matematica sono stati registrati risultati interessanti proprio per l'utilizzo degli elaboratori, che per quanto riguarda appunto la matematica sono entrati prima rispetto, diciamo, alla literacy. L'ICT o l'ITIC quindi in Europa, ho chiarito all'interno del primo articolo, ha un impatto diciamo in tre aree. L'area della produttività e innovazione perché facilita la creatività e il management. Nell'area della modernizzazione dei pubblici servizi come salute, educazione e trasporti, questo è un rapporto della Commissione europea. E ha un impatto nel progresso della scienza e della tecnologia, con il supporto della cooperazione e dell'accesso all'informazione. Ovviamente in Europa negli ultimi tempi c'è il cosiddetto ICT Work Program 2011-2012 che definisce le priorità per i prossimi progetti europei. Progetti europei fondati ovviamente sull'ICT, sulla ricerca e sullo sviluppo dell'ICT nel guidare l'innovazione globalizzata, diciamo. Quindi, come abbiamo detto prima, non solo un'innovazione nell'ambito dell'apprendimento, ma nell'ambito di diverse manifestazioni, quindi dall'economia alla salute, ai trasporti, e così via. Per soffermarci sempre sul primo articolo, poi terminiamo su questo, proprio l'ICT Work Program 2011-2012 è diviso in 8 sfide, cosiddette challenges, che sono di interesse strategico per la società europea. Solo alcune di queste sfide, la quarta e l'ottava, riguardano espressamente le tecnologie per contenuto digitale e lingue, per l'apprendimento e l'accesso alle risorse culturali. Le altre, come già abbiamo detto, mirano ad altri settori rilevanti per la crescita di uno Stato, quindi imprese, economia, salute, infrastrutture, facendo passare l'idea che le TIC possono essere usate per sostenere l'apprendimento, l'insegnamento, la formazione continua, ma sono anche la base per una crescita a tutto tondo per la formazione di competenze spendibili in un mondo, diciamo, ampio e, come abbiamo detto, globalizzato. Dico solo un'altra cosettina, citando un documento dell'UNESCO del 2005, in cui si afferma che le TIC aiutano a sfruttare il tempo e ad aumentare la produttività in attività come preparare e aggiornare quotidianamente le lezioni, progettare in maniera individualizzata per studenti con apprendimento più lenti o con disabilità e problemi speciali, automatizzare le verifiche,
seguire online il lavoro degli studenti e supportarne le fasi dell'apprendimento. Questo diciamo, un po' la sintesi del primo materiale. Mi scuso se all'interno si può trovare qualche piccolo errore che poi cercherò di sanare già nella serata. Il secondo materiale diciamo, pertiene alla ricerca internazionale sulle LIM. Ovviamente per non dilungarmi troppo non ho approfondito tutti i paesi. Lo schema in generale è strutturato diciamo, in una breve introduzione, poi diciamo in 5 parti, in ognuna delle quali si cerca di approfondire un aspetto. Per esempio, nella prima parte analizziamo l'Italia, ci soffermiamo soltanto in questa sede diciamo, sulle novità più rilevanti. Ricordando almeno il progetto Apprendere Digitale del 2005, diretto alle classi prime di 150 scuole secondarie di primo grado, suddiviso in 4 regioni, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana. Le discipline impegnate erano italiano, matematica e scienze, quindi già si intuisce da queste tre discipline, sono un po' le discipline che sono oggetto anche delle prove INVALSI e dei rilievi dell'OCSE PISA. In questo progetto la LIM viene considerata però come infrastruttura tecnologica, come se fosse un PC o una stampante. È solo nel 2006 che vi è un cambiamento nella politica di formazione con il progetto DigiScuola. Il progetto si prefiggeva obiettivi di carattere culturale e metodologico, finalizzati alla costruzione di una nuova visione del rapporto tra TIC e scuole. Quindi le TIC vengono viste non semplicemente come infrastruttura, quindi non solo come TIC, ma come tecnologie didattiche, quindi sono viste in collegamento con l'organizzazione didattica, la comunicazione, le attività di gruppo e il lavoro a casa. Qual era la finalità? Le finalità di questa diciamo, attività di formazione è frutto dell'accordo tra Ministero della Pubblica Istruzione e Presidenza del Consiglio. Quindi i dati essenziali erano quelli di fornire ai docenti gli strumenti metodologici e didattici per un utilizzo critico e consapevole dei contenuti didattici digitali che potevano essere presi dalla piattaforma tecnologica DigiScuola. Permettere ai docenti l'acquisizione delle competenze necessarie a progettare e a realizzare contenuti didattici e a contestualizzarli in propri ambienti di apprendimento, valorizzando in questo modo anche la creatività di ciascun insegnante. Ci sono stati altri progetti, li cito così en passant, Marinando, Marettimo in ambiente di apprendimento online, destinato a studenti e docenti di sole 3 classi della secondaria di primo grado. In pratica il progetto, oltre che caratterizzato dall'uso della tecnologia, aveva anche una sorta di interesse sociale, di carattere sociale, in quanto si trattava di un progetto che intendeva togliere dall'isolamento geografico l'isola di Marettimo, se pronuncio bene, nelle isole Egadi, quindi favorendo l'integrazione e l'interazione tra scuole diverse, Firenze, Scandicci e Marettimo, superando in tal modo i limiti spaziali e intervenendo anche sulla realtà sociale, consentendo alle famiglie di rimanere in loco e di non allontanarsi per diciamo, difficoltà logistiche e culturali. C'è ancora un altro progetto, Slim 4 Dida, che era un progetto della provincia autonoma di Trento, che aveva il fine di diffondere le TIC e sostenere la partecipazione di tutte le componenti socio-economiche del Trentino alla società dell'informazione. L'obiettivo è ancora vigente perché è quello diciamo, di fornire ogni classe della provincia di una LIM entro il 2012.